Iniziamo l'esplorazione dalla grande villa castello Porto Colleoni a Thiene, una costruzione imponente e raffinata. È una casa signorile situata all'interno della città, ma come un antico castello medievale è protetta da una grande muraglia che la rende estranea al piccolo centro urbano che le sta intorno. Come vedremo in seguito, il rapporto tra edificio e ambiente sarà un elemento importante nel processo di progettazione del Palladio. Ma all'epoca dell'edificazione del castello di Thiene, Palladio non era ancora nato e alcune esigenze sarebbero maturate quasi mezzo secolo più tardi. Alla fine del 400, per esempio, non si erano ancora spenti i ricordi di antiche invasioni e si preferiva edificare le case signorili proteggendole con alte mura. Anche il recinto interno è coronato da merli ghibellini e si attacca direttamente a due corpi di fabbrica minori, alti e stretti, sporgenti rispetto alla facciata, che fiancheggiano il corpo centrale secondo una struttura ripresa poi da Palladio. I due torrioni dominano dall'alto e rappresentano un simbolo evidente del prestigio dei signori e del loro potere. La loggia è questo spazio racchiuso da cinque archi. La sala al primo piano è illuminata da una grande apertura con cinque finestre che formano una pentafora gotica. Questo richiamo alla Venezia dei Dogi fa subito capire che questa è la sala principale. Di fronte alla pentafora, un balconcino al centro di due finestre segna l'asse centrale della facciata posteriore. Alla sua destra troviamo la cappella, una piccola chiesa privata che qui vediamo dall'interno. Con un trucco video abbiamo reso perfettamente simmetrica la facciata posteriore. In realtà le finestre della cappella a destra e il camino a sinistra rendono differenti le due metà. In alto le soffitte sono illuminate da una serie di finestre disposte tra i merli. Scorgiamo ancora le tracce di una decorazione affrescata che ricopriva la facciata. La merlatura assicura una continuità visiva tra le ali e il corpo centrale, ma se un tempo i merli servivano alla difesa dei castelli, qui hanno una funzione puramente decorativa e ricordano un modo di vita guerriero ormai superato. I cinque grandi merli delle torri formano una punta evidenziata da un camino che ricorda i palazzi affacciati sul Canal Grande a Venezia. Il camino posteriore sta sulla verticale di un camerone che si trova al piano terra. Qui le due finestre sono poste ai lati di un caminetto. I diversi lobi che formano la cappa caratterizzano questo caminetto detto appunto polidato. Gli affreschi di questa stanza sono di epoca successiva alla costruzione dell'edificio e comunque quasi contemporanei a quelli realizzati all'interno delle ville palladiane. Tra i vari personaggi forse è ritratto lo stesso Palladio, inserito in una scenografia che riempie l'ambiente con prospettive urbane, architetture e lontani ruderi di Roma antica, a lui così cari.
Riassumendo, possiamo dire che la presenza del castello è puramente simbolica e senza rapporto con il resto della città. Il muro di cinta è coperto di merli e ci ricorda un ingresso medievale con la sua antica porta fortificata. Questi sono tutti elementi gotici, come la grande loggia e la pentafora veneziana. Ma troviamo altri elementi più moderni, la simmetria della facciata e la distribuzione dell'edificio su un asse centrale e la decorazione affrescata degli interni e degli esterni, che saranno i temi chiave dell'architettura rinascimentale. Se cancelliamo i merli e le finestre gotiche del castello di Thiene, otteniamo un modello di edificio più lineare, con una loggia alla base del corpo centrale e con due ali laterali sporgenti. La matrice originale di questo tipo sarebbe il fondaco dei Turchi di Venezia, con le sue varianti di campagna del 400 e dell'inizio 500, come la Ca' Brusà di Lovolo Albettone. La quattrocentesca villa Trissino di Cricoli, alle porte di Vicenza, riflette in parte i due modelli appena visti. L'uno di Venezia, simbolo della cultura architettonica della capitale, e l'altro di tipo padronale e rurale. Nel 1523 il conte Gian Giorgio Trissino eredita una casa di campagna quattrocentesca e si dà da fare per trasformarla secondo i nuovi canoni dell'architettura romana, definiti da Bramante e Raffaello all'inizio del XVI secolo. L'architetto e teorico bolognese Sebastiano Serlio riproduce con disegni gli edifici romani, antichi e contemporanei, e nel 1528 si reca a Venezia per la pubblicazione del suo trattato, che Trissino aveva già potuto leggere prima della pubblicazione. I libri di Serlio sono riccamente illustrati con xilografie. Furono questi i primi libri a stampa in cui l'immagine prende il sopravvento sulla parola. Trissino rielabora un disegno del trattato di Serlio, pensando che si tratti di una fedele riproduzione della Villa Madama di Roma, concepita da Raffaello. La pianta è tradizionale, con loggia e sala centrale, e con le stanze nelle ali, secondo la concezione di Raffaello, che prepara ai principi della simmetria e della proporzione, sviluppati in seguito da Andrea Palladio. Ma Andrea, figlio di Pietro della Gondola, all'epoca era solo un abile artigiano. Nato a Padova nel 1508, a 13 anni fu messo a bottega presso uno scalpellino, ma a 16 anni ruppe il contratto e fuggì a Vicenza. A 30 anni sembrava destinato a prendere le redini di questa attività di scultore e decoratore, quando ebbe la fortuna di essere chiamato a lavorare alla nuova loggia e ad altre aggiunte progettate per la sua villa di Cricoli dal conte Gian Giorgio Trissino. La loggia fu il primo edificio realizzato a Vicenza nello stile classico del Rinascimento romano. Lo notiamo nelle arcate a spigolo vivo e nella doppia struttura. Gli archi appoggiano su pilastri portanti, ricoperti da una lesena a scopo decorativo. Queste referenze erano riprese da Villa Madama di Raffaello, che ripeteva alcune soluzioni stilistiche dal chiostro di Santa Maria della Pace di Bramante, il quale infine esprimeva una nuova romanità, recuperando elementi formali dal Teatro Marcello dell'antica Roma. Il colto e aristocratico Trissino attribuì il nome di Palladio al giovane Andrea, presto indirizzato agli studi di architettura, ingegneria e scienza tattica. La conoscenza teorica delle strategie militari
farà di Palladio un grande direttore dei lavori, capace di razionalizzare il più complesso dei cantieri con una rigorosa organizzazione degli artigiani e degli operai. Nei 4 libri dell'architettura, pubblicati negli anni della maturità, troviamo molti disegni e consigli sulle tecniche edilizie e sul trattamento dei materiali da costruzione, da cui emerge una presenza costante dell'architetto a tutte le fasi della realizzazione. Entriamo ora nella villa di Criccoli per scoprire altri elementi architettonici studiati con Trissino e in seguito ripresi da Palladio. Gli spazi interni sono organizzati secondo dimensioni calcolate in perfetta proporzione. La stanza più grande ha una superficie uguale alla somma della stanza media più quella della stanza piccola. Dalle stanze disposte sulle ali si passa alla sala o alla loggia attraverso un corridoio che sta sull'asse centrale. La divisione delle 3 stanze che si succedono nelle ali è visibile anche dall'esterno. Ecco la stanza grande con spazio tra le 2 finestre per il caminetto, la stanza media è quadrata e subito in fianco la stanza piccola, con una sola finestra rivolta verso la facciata. Le soluzioni strutturali e stilistiche non dimenticano a distanza di secoli lo scopo principale per cui sono state realizzate: dominare una vasta campagna per controllare e immagazzinare una produzione agricola organizzata secondo i metodi di coltivazione più avanzati conosciuti in ogni epoca.